Eccoci qui, siamo nel cuore delle Dolomiti, oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO e dell'umanità. Siamo ai piedi del Monte Castellazzo, sul Basso Rolle, nel cuore appunto, come dicevamo prima, delle Dolomiti e della Val di Fiemme. Saliamo per voi il Monte Castellazzo alle nostre spalle e raggiungiamo il Cristo Pensante a 2333 metri. Saliamo tutti insieme. Eccoci arrivati a Capanna Cervino a 2084 metri di altezza e ora continueremo il nostro cammino verso Baita Segantini. A dopo! Eccoci a Baita Segantini. Ci siamo arrivati. Tappa obbligata per la salita al Cristo Pensante. Giornata bellissima. Quindi dobbiamo ringraziare il cielo che ci permette di vivere questa camminata in questo angolo di paradiso. Come vedete, questo piccolo specchio d'acqua e questa capanna, questo rifugio è davvero caratteristica qui sotto alle Pale di San Martino. E ci sono 8-9 gradi, ma il tempo è talmente clemente, senza vento, che ci permette di restare in maglietta. Ringraziamo il cielo, continuiamo la nostra salita verso il Cristo a suon di Ave Maria. Cima 2333 metri, alle mie spalle il bellissimo Cristo Pensante, un'idea realizzata dalla caparbietà di Pino Della Sega, un pluripremiato sportivo di Nordic Walking qui della zona. Un giorno, passeggiando fra le sue vallate con amici, vide pregare sei monaci francescani, poi successivamente un musulmano pregava in direzione della Mecca. Rimase sorpreso perché queste montagne non erano soltanto sport, potevano essere silenzio, meditazione e preghiera. E ci pensò tutto il giorno. Poi a casa, sul divano, una sera in completo relax, trovò questa statuina del Cristo Pensante, comprata 30 anni prima, il 15 agosto del 1984 a Varsavia.
una statuina di 20 centimetri e era molto simile a questa. Ecco che allora capì e pensò che anche queste montagne non dovevano essere solo motivo di sport, ma motivo di meditazione, di preghiera, di silenzio, di paradiso, motivazione per toccare il cielo. E allora inizia questa opera e con le autorità locali ne parla. È il 16 di giugno del 2009 quando finalmente con un elicottero dell'esercito il Cristo pensante viene portato sul Monte Castellazzo a 2333 metri. Un'opera che è costata 2 anni di idea, progettazione, incontri con le autorità, ma che finalmente vede la sua realizzazione dovuta alla caparbietà di un uomo che ha voluto portare qui l'immagine del cristianesimo. Questa croce, una croce alta quasi 4 metri, in ferro, battuto con questa croce interna aperta, intagliata, dove al tramonto il sole spicca dentro e sembra infuocare come lo Spirito Santo l'intero paesaggio. Poi la corona di spine. La corona di spine è stata realizzata con filo spinato, trovato proprio qui, su queste trincee, in cima a queste montagne, della Prima Guerra Mondiale. Sotto una bellissima targa con una frase di Madre Teresa, riporta: trova il tempo per pensare, per pregare e per sorridere. Mai così vero, mai così attuale. Nel cemento, dove è ancorata la croce, sono state portate un po' di reliquie da tutto il mondo. C'è un po' di terra santa che arriva da Gerusalemme, c'è una bottiglietta con l'acqua di Lourdes, ci sono le schegge del Leccio di Fatima. Questo rende ancora di più curioso e originale l'idea di portare quassù la parola di Dio.